Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi amici di Radio Domini Nostra, ben trovati a tutti voi per questi incontri, per questo ciclo di conferenze che stanno riscuotendo un grande successo tra di voi, le catechesi di Don Leonardo Nicotta, che ringrazio di cuore per rendersi disponibile a questo, per questo approfondimento della sana dottrina cattolica. E molti di voi avete già fatto richiesta di questi fascicoli che Don Leonardo ha preparato, e verrà fuori appunto un libro vero e proprio. E a quelli che ce l'avete già chiesto, ecco, presto anche agli altri che ancora attendete sarà data risposta. Non voglio spendere troppe parole, invece do subito appunto invece la parola a Don Leonardo, che questa sera tratterà un tema. E a partire da questa sera tratta un capitolo attraverso diversi temi piuttosto trascurato non solo nella vita pastorale delle comunità cristiane, ma prima ancora nel dibattito teologico. Forse adesso comincia a esserci di nuovo un certo interesse, ma per molti anni, soprattutto negli anni a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 90, è stato un tema pressoché ignorato più o meno volutamente. Sto parlando dell'escatologia, cioè dei temi che riguardano la vita eterna, e i novissimi, come sapete, giudizio e morte, giudizio, inferno, paradiso, sono i novissimi che il Catechismo ci propone. E questa sera ci è sembrato giusto che si affrontasse come prima questione il tema del giudizio di Dio, ecco l'altro nuovo, cioè fa parte dell'insieme di inserti. Eccolo qui, il giudizio di Dio. Don Leonardo ha voluto assai significativamente metterci sullo sfondo l'affresco di Michelangelo alla Cappella Sistina, il giudizio universale, e quindi adesso do subito parola a Don Leonardo per seguire con attenzione questo secondo incontro dei sabati della sana dottrina cattolica che Don Leonardo tiene dalla settimana scorsa e che speriamo possano aiutare tutti noi a crescere nella fede e ad avere le idee chiare sui contenuti stessi della nostra fede. Grazie Don Leonardo, a te la parola. Sia lodato Gesù Cristo. Certo. Io ringrazio Padre Alessandro che mi dà questa occasione di apostolato e quindi con piacere parlo a voi qui presenti e a tutti coloro che mi ascoltano. Il tema di questa sera, come anticipava Don Alessandro, è il giudizio di Dio. Un tema che mi è particolarmente caro perché per tre volte nella mia vita ci sono andato vicino. Ecco, la morte è stata un centimetro dalla mia pelle e quindi ho sperimentato un po' quello che prova un uomo quando si trova nell'imminenza del passaggio decisivo. Quindi per questo vi dico che è un tema che mi è particolarmente caro. In questo opuscolo io, come in tutti gli altri, faccio un riferimento a San Tommaso d'Aquino. Qualcuno mi prende in giro qualche volta e dice: ah, il tuo San Tommaso d'Aquino, sempre San Tommaso d'Aquino. Ma San Tommaso d'Aquino, chiamato anche il dottore angelico, è stato ed è il più grande teologo della Chiesa, teologo e santo. Addirittura di lui parla il Concilio Vaticano II in due documenti, in un documento chiamato nel decreto Optatam Totius, si dice testualmente: per illustrare quanto più possibile i misteri della salvezza, gli alunni imparino ad approfondirli e a vederne il nesso con un lavoro speculativo, avendo San Tommaso come maestro. Poi c'è un altro documento, la Gravissimum Educationis, in cui si dice più o meno la stessa cosa: si colga più chiaramente come fede e ragione si incontrano nell'unica verità, seguendo le orme dei dottori della Chiesa, specialmente di San Tommaso d'Aquino. Quindi quello che vi dico non lo tiro fuori dalla mia tasca, ma è una sintesi del pensiero di San Tommaso d'Aquino sull'argomento che tratto. Ecco, vorrei iniziare la lettura di questo opuscolo partendo da un altro documento, che è il Catechismo della Chiesa Cattolica, che fu pubblicato da Papa Giovanni Paolo II nel 1997.
e che certamente fu scritto in buona parte o comunque organizzato, coordinato dall'allora prefetto della Congregazione della Fede, che era il cardinale Ratzinger. Voglio leggervi un numero del Catechismo della Chiesa Cattolica che mi ha sempre, come dire, inquietato, mi ha posto numerosi interrogativi. È il numero 675, laddove si dice così, cito testualmente: prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il mistero di iniquità sotto la forma di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi al prezzo dell'apostasia dalla verità. La massima impostura religiosa è quella dell'anticristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne. Sono parole inquietanti sulle quali si potrebbe approfondire, ma questo passo del Catechismo della Chiesa Cattolica mi serve proprio per introdurre l'argomento di questa sera, perché, ascoltatemi, se io voglio scristianizzare un'anima o un popolo, qual è la prima cosa che devo fare? La prima cosa che devo fare è togliere il pensiero del giudizio di Dio. Se io tolgo dalla mente degli altri il pensiero del giudizio di Dio, già la porta è aperta. Diceva sempre San Tommaso d'Aquino: in coatio alicuius ad suam consummationem. L'inizio di una cosa tende per sua natura metafisicamente al suo compimento, alla sua realizzazione. Per cui se io blocco, annullo questo inizio, io ho annullato tutto, come avviene di fatto nell'aborto. Nell'aborto volontario viene annullato questo inizio, per cui la vita non c'è più. Ecco, se io voglio scristianizzare una società, un popolo, un'anima, io gli devo togliere l'idea del giudizio di Dio. Eppure il pensiero del giudizio di Dio è l'inizio della sapienza. Lo dice proprio il libro della Sapienza nell'Antico Testamento: timor domini initium sapientiae. Il timore di Dio è l'inizio della sapienza, è l'inizio della vita cristiana. Quindi il pensiero del giudizio di Dio non deve essere un pensiero come tutti gli altri, ma deve essere il sottofondo di tutti i pensieri che noi facciamo nell'arco delle 24 ore. Non soltanto quando ci alziamo la mattina e non sappiamo se arriveremo alla sera, non soltanto la sera prima di addormentarci e non sappiamo se arriveremo alla mattina. Ecco, il pensiero del giudizio di Dio, cari amici, ci deve sempre accompagnare. Ora, io dico a tutti voi che mi ascoltate, se nelle vostre parrocchie si parla del giudizio di Dio, le vostre anime sono al sicuro. Se nelle vostre parrocchie non si parla del giudizio di Dio, le vostre anime sono in pericolo. Se nelle vostre parrocchie si parla del giudizio di Dio, le vostre parrocchie sono palestre di santità. Se nelle vostre parrocchie non si parla del giudizio di Dio, le vostre parrocchie sono dei luoghi belli, come quelle cliniche che ci sono in Svizzera, dove ci sono i prati verdi, le fontane, dove tutto è bello e dove si pratica l'eutanasia, la dolce morte, la morte dell'anima. Tutto è bello, tutto tranquillo, tutto sereno, ma l'anima muore. A questo proposito c'è un passo bello di Maria Valtorta, la mistica che vedeva la vita pubblica di Gesù. C'è un passo in cui Gesù dice: guardate che l'anima può morire prima del corpo, e voi potete portare senza sapere in giro un'anima putrida. È così insensibile il morire di un'anima come la morte di un fiore.
non ha grido, non ha convulsione, china solo la sua fiamma come corolla stanca e si spegne. Io, guardate, non voglio giudicare nessuno, sia chiaro, io ho detto se, poi ognuno di voi, ecco, tirerà le sue conclusioni e farà le sue valutazioni. E allora iniziamo con il commento all'opuscolo. Perché esiste il giudizio di Dio? Esiste un giudizio perché la vita è una cosa seria e Dio ci prende sul serio. E quindi non può essere indifferente l'essere stati buoni o cattivi. Se tutto andasse a finire nel nulla, senza premio e senza castigo, diverrebbe indifferente l'essere stati buoni o cattivi. Invece la giustizia esige che il bene sia premiato e il male sia punito. Quante cose ci saranno nel giudizio? Nel giudizio di Dio ci saranno due cose: la discussione dei meriti e l'emanazione della sentenza. Tutti gli uomini saranno giudicati? Beh, a questa domanda magari qualcuno di voi sorride, dice: ma è chiaro che tutti gli uomini saranno giudicati? E no, cari amici, no, non tutti gli uomini saranno giudicati. Perché, ecco, non saranno giudicati coloro che rinunziarono totalmente a Satana e aderirono totalmente a Cristo, e non saranno sottoposti a discussione perché sono già come gli angeli beati, i santi. Anche coloro che non aderirono a Cristo in nessun modo, né con la fede né con le opere, neppure essi avranno bisogno di essere sottoposti a discussione perché non ebbero alcuna cosa in comune con Cristo. Invece, coloro che hanno in comune con Cristo qualcosa, cioè la fede, mentre in altre cose si allontanarono da Lui, ossia con le opere cattive e con desideri perversi, saranno sottoposti a discussione per le cose che commisero. Pertanto, solo i peccatori cristiani compariranno davanti al tribunale di Cristo. Riepilogando, i santi saranno salvati ma non giudicati. I malvagi non saranno né giudicati né salvati, ma subito sprofonderanno nell'inferno, come ci viene attestato dalla parabola del ricco epulone. Invece i non totalmente buoni, cioè coloro nella cui vita ci fu mescolanza di bene e male, verranno giudicati e tuttavia salvati. L'esame dei meriti non verrà a togliere dai loro cuori la certezza della salvezza, ma servirà a mostrare a tutti la prevalenza dei meriti sui peccati, così da comprovare il giudizio di Dio. Invece i fedeli nei quali furono prevalenti i peccati, avendo fatto parte della Chiesa, verranno comunque giudicati come cittadini sui quali non si può pronunciare una sentenza di morte senza discutere prima le responsabilità. Invece i non credenti, cioè coloro che non aderirono alla Chiesa Cattolica e fecero il male, saranno condannati come nemici, i quali, anche secondo le usanze degli uomini, vengono votati allo sterminio senza discussione. Sarà un giudizio certo? Nel giudizio degli uomini molte volte ci si inganna e si viene giudicati cattivi mentre in realtà si è buoni e viceversa. La ragione di ciò sta nel fatto che non si manifestano i cuori, mentre nel giudizio divino la certezza sarà perfettissima, perché ci sarà la manifestazione del cuore. Infatti dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi: «O portet nos manifestari ante tribunal Christi». È necessario che ciascuno di noi venga manifestato davanti al tribunale di Cristo. Cioè, nel tribunale di Cristo c'è lo svelamento del cuore dell'uomo. Quel cuore che noi possiamo nascondere agli altri uomini,
ma che non potremo nascondere dinanzi alla luce divina. Ecco, nella luce abbagliante di Cristo, l'anima vedrà il suo vero stato e non potrà più illudersi, non avrà più bisogno della fede, né sarà più necessario che apprenda dal catechismo, perché l'improvvisa luce, come un lampo nella notte, la attraverserà e le darà piena cognizione. L'anima vedrà e sentirà chiaramente quanto ha in sé di meriti e demeriti, quanto in lei piace o dispiace a Dio, quanto corrispose alle sue grazie e al suo amore e quanto no. Ecco quindi nel peccatore l'ammutolire e il rimanere schiacciato sotto lo sguardo del giudice. Sarà un giudizio necessario? Sì, il giudizio sarà necessario, perché nessun uomo potrà sfuggirvi e Cristo renderà a ciascuno secondo le sue opere compiute mentre era nel corpo, sia in bene che in male. Alcuni uomini saranno chiamati a giudicare con Cristo. Dalla testimonianza della Scrittura è evidente che anche i perfetti giudicheranno assieme a Cristo, in modo speciale coloro che scelsero la povertà volontaria. E qui ci chiediamo: perché il potere di giudicare insieme a Cristo sarà concesso a coloro che scelsero la povertà volontaria? Per tre motivi. Primo, per un motivo di congruità, poiché la povertà volontaria è propria di coloro che, disprezzando tutte le cose del mondo, si dedicano esclusivamente a Cristo. Perciò in essi non si riscontra nulla che possa farli deflettere dalla giustizia. Quindi essi sono resi idonei a giudicare in quanto amano più di tutti. Secondo, a motivo dell'umiliazione a cui corrisponde il merito dell'esaltazione. Ma tra le cose che in questo mondo rendono un uomo disprezzato, la prima è la povertà. Ecco perché ai poveri è promessa la potestà giudiziaria, perché chi si umilia per amore di Cristo verrà esaltato, come dice il Vangelo stesso. Terzo, perché la povertà dispone al modo di giudicare. Infatti nel cammino verso la perfezione la prima rinunzia è quella della ricchezza esterna. Ecco perché tra le beatitudini che indicano la via della perfezione al primo posto troviamo la povertà. Perciò alla povertà corrisponde come premio il potere di giudicare. Tale potere non è promesso a tutti i poveri, anche se volontari, ma a quelli che, abbandonata ogni cosa, seguono Cristo nella via della perfezione. La povertà da sola non basta ad acquistare il merito del potere giudiziario, ma tale potere deriva, come detto, dalla povertà come inizio di perfezione. Cioè coloro che volontariamente si umiliarono rinunciando ai beni temporali. Infatti anche Cristo fu giudicato ingiustamente e umiliò se stesso perché lo volle. A questo proposito c'è una, non so se è una leggenda, ma si narra che quando San Francesco d'Assisi entrò in paradiso, tra gli angeli ci fu un momento di incertezza, perché pensarono che quell'uomo fosse Cristo stesso che era ritornato sulla terra. E quindi gli angeli, ecco, furono sul punto di andare ad adorare quell'uomo. Ripeto, forse è una leggenda, però a me piace molto, ecco, proprio per indicare come San Francesco d'Assisi fu proprio il santo che umiliò, pur essendo ricco di famiglia, ecco, umiliò se stesso, volendo farsi povero. Ottava domanda. Qua si parla dell'aureola. Che cos'è l'aureola? In paradiso alcuni avranno un premio particolare che noi chiamiamo aureola e che raffiguriamo come quel cerchio sulla testa. Ora, ci sono tre aureole. C'è l'aureola dei martiri,
l'aureola dei casti, l'aureola dei predicatori. Qual è la più importante tra queste aureole? Dal punto di vista dell'intensità della sofferenza, l'aureola più grande è quella del martirio, perché il martire, ecco, in un attimo raccoglie, come dire, tutta la sofferenza possibile per un uomo, che è quella di dare volontariamente la vita. Quindi dal punto di vista della intensità della sofferenza, l'aureola del martire è quella più importante. Dal punto di vista della durata della sofferenza, della pena, l'aureola più importante è quella dei casti, perché la lotta contro la propria carne dura per tutta la vita. Invece, dal punto di vista della utilità oggettiva, l'aureola più importante è quella dei predicatori, perché i predicatori sono come negli eserciti ci sono le forze speciali, gli incursori. Ecco, i predicatori si calano con le corde della parola di Dio, della preghiera, della dottrina della Chiesa, nei cuori dei peccatori, per cacciare via i terroristi. I terroristi sono i diavoli che abitano nel cuore dell'uomo. Ecco, quindi noi abbiamo queste tre aureole. Ora ci poniamo la domanda: a coloro che hanno ricevuto in paradiso questo premio particolare dell'aureola, verrà dato il potere di giudicare? Tutto l'ordinamento del potere si trova originariamente in Dio e viene partecipato alle creature nella misura in cui queste si avvicinano a Lui, come accade anche nella società umana, nella quale chi è più vicino alla fonte del potere ha più potere. Pertanto a tutti i santi è dato un certo potere giudiziale, ma in particolare tale potere è conferito alla povertà volontaria per amore di Cristo, e quindi ai martiri, ai casti e ai predicatori di per sé non viene conferito il potere di giudicare. Quando avviene il giudizio? Il giudizio avviene nel momento della morte, quando l'anima si separa dal corpo. Nell'istante di tale separazione, la volontà dell'uomo non potrà più mutare né dal bene al male, né dal male al bene. Appena separata dal corpo, l'anima non è più in stato di combattimento, ma in condizione di ricevere il premio o il castigo, secondo che ha combattuto bene o male. Premio o castigo verranno conseguiti immediatamente, perché la vita presente è paragonabile alla giornata lavorativa. Ora, dopo la giornata lavorativa, subito è dovuta la retribuzione. Non è dunque necessario attendere la fine del mondo perché l'anima venga giudicata, come nei secoli passati pensarono alcuni greci. Ecco, dicevano che la retribuzione, il giudizio avveniva alla fine del mondo, ma non è così. Nel giudizio finale, poi, compiendosi la resurrezione della carne, verrà estesa anche al corpo risorto la condizione dell'anima. Infatti il merito o la colpa non spettano al corpo se non per l'anima, perché nessun atto ha l'aspetto di merito o di demerito se non in quanto volontario. Perciò tanto il premio che il castigo è giusto che derivino al corpo dall'anima, poiché mai essi spettano all'anima a motivo del corpo. Quindi non c'è assolutamente nessuna ragione per cui nel punire o nel premiare le anime si debba attendere la resurrezione dei corpi. Appena separata dal corpo, l'anima diventa immediatamente capace di gloria o di castigo e li riceve subito. Dopo la morte, la volontà dell'uomo può mutare? Finché è unita al corpo, l'anima è in stato di mutabilità e le sue disposizioni possono essere mutate rispetto all'ultimo fine, che è Dio. Dopo la separazione, invece, l'anima non sarà più in grado di muoversi verso il fine, ma rimarrà nel fine conseguito
e quindi la sua volontà resterà immobile rispetto al desiderio del fine ultimo, come accade anche nel mondo fisico. La forma della creta o del cemento, del calcestruzzo, è mutabile finché è fresca, ma quando indurisce non può più cambiare. Quindi dopo la morte, mentre la volontà dell'uomo in questa vita può mutare, dopo la morte la volontà dell'uomo rimane nello stato in cui si trovava nell'istante della morte. Che cosa vede l'anima nell'istante della separazione dal corpo? Questa è una bella domanda. Tutti vorremmo sapere e vedere. Ecco, nell'istante della separazione dal corpo, l'anima vede la realtà circostante e vede la sua vita così come si è svolta, fin nei minimi dettagli, dall'uso di ragione fino al presente. Tutto viene visto simultaneamente in una luce chiarissima. Il passato si rianima, raccolto in un presente istantaneo, non una somma di ricordi che si addizionano uno dopo l'altro, lentamente e anche piacevolmente, come nella vita terrena. Non uno sfogliare le pagine del libro della nostra vita per leggere qua una parola e là un'altra, ma l'intero volume fittissimo, come una sola pagina che fulminea, si pone davanti all'anima stessa. Non tante piccole onde una sull'altra, ma un'unica onda come un risucchio tremendo. L'anima è intera di fronte a se stessa, metafisicamente unita a tutte le sue azioni, a tutta la sua esistenza, istante dopo istante, dentro un unico istante, incancellabile, tirannicamente presente nell'esigere il giudizio, il sì o il no, l'amore o l'odio. Certo che quando pensiamo queste cose, ecco, un po' di tremarella ci dovrebbe venire. Ecco perché vi dico, il timore di Dio e quindi il pensiero del giudizio di Dio, ecco, deve essere veramente lo sfondo di tutti i nostri pensieri terreni. Cioè quando noi pensiamo oggi che cosa mangio a pranzo, bene, hai pensato questa cosa, ma sullo sfondo di questo pensiero deve esserci sempre il giudizio di Dio. Quindi nell'istante della separazione dal corpo c'è un unico sguardo, uno intuitu, dice San Tommaso d'Aquino, ma questo viene confermato anche da quelli che hanno avuto le esperienze di premorte, che hanno avuto gli arresti cardiaci, e raccontano che in un attimo vedevano tutta la loro vita, tutta insieme, quindi non una somma di ricordi, come dicevo poco fa, ma tutta insieme. E questo sguardo è la tua vita, dalla quale tu non ti puoi separare, ecco, è unita a te nel bene e nel male. Nel giudizio l'anima vede Dio. Questa è una cosa importante da chiarire. Vedere Dio appartiene alla gloria, cioè vedere Dio è il paradiso. Nell'istante del giudizio l'anima vede il mondo luminoso di Dio, ma non vede Dio, come un uomo vede da lontano una città illuminata. L'anima vede invece l'umanità glorificata di Cristo con i segni della sua passione. Gesù, vero Dio e vero uomo, giudice di ogni uomo, apparirà a tutti secondo la natura umana, sebbene giudicare spetti a tutta la Santissima Trinità. Infatti Gesù fu giudicato da Pilato nella sua natura umana e dunque egli giudicherà sotto l'aspetto della sua natura umana. Noi diciamo anche, diciamo, il giudizio di Dio, ma più esattamente noi dobbiamo dire il giudizio di Cristo. Ante tribunal Christi, dice San Paolo, davanti al tribunale di Cristo. Siccome Cristo è Dio, evidentemente, anche se alcuni non ci credono, anche siccome Cristo è Dio, dire giudizio di Cristo e giudizio di Dio è la stessa identica cosa. Come apparirà Cristo nel giudizio?
Il segno della croce, questo è un pensiero bellissimo di quel grande vescovo che fu San Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli. Il segno della croce apparirà nel giudizio non come indizio di una infermità presente, ma come prova di quella passata, così da mostrare più che mai giusta la condanna di coloro che disprezzarono tanta misericordia, soprattutto di coloro che ingiustamente perseguitarono Cristo. Le cicatrici del suo corpo non implicheranno una infermità in atto, ma saranno l'indizio di quella virtù con la quale Cristo trionfò sui nemici mediante il suo soffrire. E la sua morte obbrobriosa verrà mostrata non già presentandola visibilmente come se la soffrisse ancora, ma ecco, dalle cose che allora appariranno, cioè dai segni della passione sofferta, gli uomini saranno indotti a ricordare quella morte. La visione dell'umanità di Cristo e delle sue sofferenze sarà un premio per i giusti, ma anche un supplizio per i nemici di Cristo. Quindi, cari amici, quando saremo nel momento del giudizio, vedremo Gesù Cristo con le sue piaghe. Anche il nostro grande poeta Alessandro Manzoni, nell'inno di Pentecoste, dice, nell'inno di Pentecoste, dice così: e quando, in man recandosi il prezzo del perdono, da questa polve al trono del genitor salì. Ai miei tempi le cose si studiavano a memoria e qualche cosa mi è rimasta. E quando, portando in mano, dice il Manzoni, il segno del perdono, cioè le cicatrici, da questa polvere terrena al trono del genitore, cioè del padre, egli salì. Gli angeli saranno chiamati a giudicare. Agli angeli non spetta il compito di giudicare, perché essi non hanno in comune con noi la natura umana e quindi neppure la facoltà di giudicare, perché per giudicare bisogna avere la stessa natura. Gli angeli non hanno la nostra stessa natura e quindi non saranno giudici. Saranno accanto a Cristo non come giudici, ma come testimoni delle azioni umane, poiché gli uomini, nell'agire bene o male, furono sotto la loro custodia. I bambini morti prima dell'uso di ragione verranno pure giudicati? Ecco, i bambini morti prima dell'uso di ragione appartengono a quella categoria di uomini che non saranno giudicati, ma vedranno nel giudizio la gloria del giudice. Quindi se avete avuto dei bambini che vi sono morti prima dell'uso di ragione, aborti spontanei o altre cose, sappiate che un giorno, ecco, voi vedrete questi vostri figli. La domanda numero 16 è una domanda impegnativa. Nel giudizio prevarrà la giustizia o la misericordia? Bella domanda, eh? Il giudizio, anche nella vita presente, è il luogo proprio di esaltazione della misericordia e la grandezza di un giudice consiste nella sua clemenza. A maggior ragione in Dio, nel quale giustizia e misericordia non sono realtà separate o contrapposte, ma sono la stessa identica cosa. Mentre nella nostra esperienza umana giustizia e misericordia noi le sperimentiamo come i due piatti di una bilancia, per cui quanto più sale uno, tanto più scende l'altro, in Dio non è così. Per noi, cioè per noi uomini, l'effetto della giustizia è la punizione, mentre il premio è piuttosto effetto della misericordia. Al giudizio, che è l'atto proprio della giustizia, si attribuisce senz'altro la punizione, al punto che talora per giudizio si intende la punizione stessa. Ma questo modo di intendere è una deformità della mente umana e nel giudizio divino le cose stanno diversamente.
Infatti, porta più anime in paradiso la giustizia di Dio che non la sua misericordia, e porta più anime all'inferno la misericordia di Dio che non la sua giustizia. Questo non lo dico io, lo diceva un grande santo che si chiamava Sant'Alfonso de Liguori, perché ai suoi tempi c'erano quelli che parlavano della misericordia, siamo tutti salvi, insomma, in fondo il mondo sempre così, se gli errori si ripetono, scusate, gli errori si ripetono poi nei secoli. Allora Sant'Alfonso de Liguori dice: stiamo attenti, manda più anime all'inferno la misericordia di Dio che non la sua giustizia, perché l'uomo cullato da questa misericordia, ecco, questa dolce morte, no? Siamo tutti salvi, non ci sono problemi, continua, va a finire all'inferno. Mentre porta più anime in paradiso la giustizia di Dio che non la sua misericordia, perché Dio darà ad ogni uomo la ricompensa anche per le più piccole azioni buone che ha fatto. E lo dice Gesù nel Vangelo: chi avrà dato un bicchiere d'acqua ad un profeta, perché profeta, cioè per amore di Cristo, per amore mio, avrà la ricompensa del profeta. Guardate che è un ottimo affare, eh? Cioè, dare un bicchiere d'acqua ad un profeta, dice Gesù, non è che ti salva dall'inferno, ti fa diventare profeta. Vedete come la giustizia di Dio poi diventa la manifestazione più alta della sua misericordia, al punto da andare al di là di quello che è il limite minimo della giustizia stessa. Al contrario, ecco, chi ha abusato della benignità del Signore, chi si è cullato sulla sua misericordia, proprio per la sua misericordia a cui non corrispose, andrà all'inferno. Concludendo, quali sono le caratteristiche del giudizio divino? Possiamo individuare tre caratteristiche del giudizio divino. Unico, cioè non potrà essere ritardato e non ci si può sottrarre. La sentenza che segue sarà istantanea, certa e inappellabile. Secondo, tremendo. Comparire davanti a un Dio svelato, vivo, parlante, e che non è più soltanto misericordia, ma anche santità e giustizia. Terzo, solenne, davanti ad un Dio che per salvare la tua anima si è fatto uomo e ha sofferto pene indicibili che porta ancora impresse nella sua carne divina. Se noi meditiamo queste cose, fratelli, veramente ci andiamo a buttare in ginocchio davanti al Signore senza pensarci troppo. Ecco, il giudizio di Dio sarà unico, sarà tremendo, sarà solenne. L'ultima domanda: tutti gli uomini si salveranno? In Dio c'è una volontà antecedente e una volontà conseguente. La volontà antecedente potremmo definirla la volontà condizionata, cioè io voglio questo se tu fai questo, questa è la volontà antecedente. La volontà conseguente invece è io voglio questo, senza condizioni o condizionamenti. Allora Dio di volontà antecedente vuole che tutti gli uomini siano salvi. Lo dice anche San Paolo nella prima lettera a Timoteo: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Ma questo non significa che tutti gli uomini si salveranno, perché Dio vuole questo di volontà antecedente, ma di volontà conseguente poi Dio vuole dare, come vuole dare il premio all'uomo che è vissuto dentro la regola divina, così Dio darà il castigo a chi invece ostinatamente si è allontanato da lui. Pertanto non tutti gli uomini si salveranno. Noi non possiamo sapere con esattezza quanti saranno quelli che si salveranno e quanti saranno quelli che si danneranno. Anche gli apostoli una volta chiesero a Gesù: Maestro, quanti sono quelli che si salveranno?
E Gesù, sapete che diede quella risposta brusca, quasi a voler soffocare la curiosità dell'uomo, e disse: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga e spaziosa è la porta che vi è la via che conduce alla perdizione, e sono molti quelli che la seguono. Quindi il Signore non risponde, ma risponde nello stesso tempo. Cioè, intanto pensate a voi, che ve ne fate, che utilità vi viene dal fatto di sapere quanti sono gli uomini che si salveranno e quelli che si danneranno. Quindi sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti seguono la via larga della perdizione. Quindi, ecco. E io voglio concludere, cari amici, con alcune terzine di Dante. Io sono stato sempre innamorato di Dante. Il mio professore di lettere, tanti anni fa, quando andavo alla scuola, al liceo classico, il mio professore di lettere, quando entrava, quando cominciava a parlare di Dante, si metteva a piangere. Ma non è che era un'emozione, piangeva. E quindi noi ragazzi, ricordo che, insomma, a scuola siamo tutti un po' canaglie, non è che siamo... Noi ragazzi ci davamo le gomitate per dire: piange o non piange oggi? Ecco, quindi io, ricordando questo mio professore, dico: se mi metto a piangere non vi scandalizzate. Ecco, proprio per concludere questo tema, ci sono due terzine di Dante. Nel terzo canto del Purgatorio, Dante parla di Manfredi, il figlio l'imperatore il figlio di Federico II di Svezia, quello che è sepolto nella cattedrale di Palermo. E questo Manfredi, secondo i pettegolezzi dell'epoca, uccise suo padre, lo uccise il fratello, uccise anche il nipote Corradino, che aveva 7 anni ed era l'erede al trono, e quindi ne fece di cotte e di crude. Poi ci fu la battaglia con gli Angioini e Manfredi morì nella famosa battaglia nel ponte di Benevento nel 1266. Sempre secondo i pettegolezzi dell'epoca, perché poi Dante andava a pescare tutti questi pettegolezzi, insomma, era un bravo... Ecco, si dice che Manfredi, insomma, si fosse convertito proprio all'ultimo istante prima di morire. E allora Dante gli mette in bocca queste parole. Dice: poscia ch'io ebbi rotta la persona di due punte mortali, piangendo mi rendei a quei che volentier perdona. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Ecco, dice Manfredi: dopo che io ebbi rotta la persona da due colpi mortali, piangendo mi rendei a quei che perdona volentieri. I miei peccati furono orribili, ma la bontà infinita abbraccia così, così grandi da prendere ciò che si rivolge a lei. Quindi, ecco, poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, piangendo mi rendei a quei che volentier perdona. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Ecco, noi fratelli amici, cari amici, dobbiamo temere fortemente il giudizio di Dio. Ma voglio concludere con questa immagine bella di queste braccia, di queste braccia divine, ecco, che sono larghe e che afferrano l'uomo che si rivolge a questa bontà divina. Grazie, sia lodato Gesù Cristo. Ringraziamo Don Leonardo per questa bellissima catechesi, molto opportuna, che fa chiarezza, come vediamo, su temi estremamente sensibili. Dovete sapere, cari amici di Radio Domina Nostra, che Don Leonardo, tra le altre cose, è stato in passato un ottimo paracadutista. Si lanciava col paracadute per hobby, ecco. E oggi ha dimostrato di conservare ancora queste doti, queste qualità, perché si è gettato su, praticamente su un campo molto delicato,
e ha saputo farlo, come già la volta scorsa, con grande competenza, e questo di cui c'è particolarmente bisogno ai nostri giorni. Ecco, questo è il tema che abbiamo esaurito oggi del giudizio di Dio. E trovo che, per quel che mi riguarda, la questione dell'incontro con Gesù e le sue piaghe la trovo qualcosa di veramente molto commovente, toccante. Volevo mostrarvi poi, a Dio piacendo, i fascicoli delle prossime catechesi sul tema escatologico, che praticamente ci accompagneranno sabato prossimo, la Vigilia delle Palme, ci sarà l'incontro, e sarà sui temi specifici, paradiso, inferno e purgatorio. Quindi il sabato delle Palme si parlerà, guarda un po', del paradiso. Poi il sabato successivo no, perché siamo impegnati pastoralmente con la celebrazione della veglia pasquale. E poi ancora, il sabato ancora dopo, ci sarà il tema dell'inferno. Però questo qui, guarda caso, sarà il sabato della Divina Misericordia. E quindi mi pare assai significativo. Insomma, questi sono i prossimi tre temi: paradiso, inferno e infine l'altro tema ancora che sarà trattato sarà quello del purgatorio. Qualcuno mi ha chiesto: donne, ma come mai nei novissimi morte, giudizio, inferno e paradiso non compare il purgatorio? Perché il purgatorio è una realtà di fede, appunto, dommatica, ma non è definitiva, non è una realtà definitiva, capite? Purgatorio è un tempo, un luogo, vedremo, una condizione di purificazione che prepara all'ingresso in paradiso. Ringraziamo dunque Don Leonardo per questa catechesi. Ho visto che il numero delle visualizzazioni mentre parlavi saliva significativamente, e salutando gli amici di Radio Domina Nostra auguriamo loro una notte serena e un riposo tranquillo. Sia lodato Gesù Cristo. Bene.